attimi di paura fosse ombrone, auto in fiamme a causa di un guasto al sistema elettrico, illeso il conducente. Mare cristallino e temperature perfette, invasione di meduse a Pesaro e Fano. In zona mare a Fano prosegue fino a domani la storica fiera di San Bartolomeo, caccia all'affare grazie ai circa 200 espositori, spazio dedicato anche ai bambini con la Fiera Franca. Emergenza e operatività a Fano TV all'interno del centro operativo comunale di Rosciano, ecco le suddivisioni della struttura e le funzioni svolte dalle sue componenti. 9 mesi dopo il terremoto a Pesaro torna a splendere la Madonna dei Cappuccini, ieri la cerimonia di restituzione. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dal nostro sommario, era circa mezzogiorno quando a Fossombrone una Citroen C3 è andata in fiamme all'altezza della zona Le Mosse a causa di un guasto al sistema elettrico. Sul posto la polizia locale di Fossombrone e i vigili del fuoco di Cagli con 2 mezzi e 5 uomini. Illeso il conducente dell'auto, un 50enne fanese. Negli ultimi giorni del mese di agosto le acque del mare di Fano sono state invase dalle meduse, un fenomeno che ha incuriosito molto i bagnanti e ha interessato anche Pesaro. Complice il mare cristallino e la temperatura perfetta per questo fine agosto, le acque di Fano e Pesaro sono state letteralmente invase dalla medusa cassiopea, un fenomeno che negli ultimi giorni ha creato curiosità, ma non allarme, tra i bagnanti. Le specie cambiano da un anno all'altro, perché il problema delle meduse quando era fine agosto-settembre è un problema che è ricorrente, diciamo, che ce ne abbiamo sempre. La specie cambia a secondo di quella che ci passa davanti, perché le meduse sono animali che vivono in mare aperto, lontano dalle coste, quindi ogni tanto ci sono delle correnti che portano questi gruppi di meduse sotto costa. Adesso noi ne abbiamo una medusa abbastanza grande, che sono le due meduse più grosse che noi possiamo avere qui in Mediterraneo, però per fortuna nostra sono anche quelle che hanno meno capsule urticanti, ossia pungono di meno in un certo senso, e sono degli animali quasi innocui praticamente, non è che danno fastidio, ossia bisogna essere proprio molto sensibili per avere qualche disturbo. Quello di quest'anno è una specie che più o meno anche l'anno scorso l'abbiamo avuta anche 4-5 anni fa. La Cassiopea mediterranea, una specie di medusa presente sulle nostre rive in questi giorni, può raggiungere dimensioni ragguardevoli con diametro di 30-40 cm. È assolutamente innocua, quindi i suoi tentacoli non sono urticanti. Diversi gli avvistamenti negli ultimi giorni sulle spiagge di Pesaro e Fano. Ecco, la situazione è che inizialmente abbiamo avuto queste cassiopee, queste meduse grosse senza tentacoli che sono innocue e adesso mano a mano stanno sparendo, anche perché l'acqua del mare sono 3-4 gradi più alta del normale, via dicendo, a queste temperature alte del mare, poca corrente, quindi spiaggiano tutte quante. Un consiglio per i bagnanti? Consiglio per i bagnanti che stiano tranquilli, facciano il bagno tranquillamente e quella parte lì insomma le eviteranno. Quante meduse ha avvistato qui a riva in questi giorni? Ma i giorni scorsi ne abbiamo viste diverse, almeno 7-8 qui nel giro di 40-50 metri, erano tutte qui a riva morte, ma ce n'erano diverse. È importante non toccarle? Per sicurezza io non le tocco, però ecco. A parte l'occhio che a qualcuno diciamo dà un po', fa un po' così ribrezzo, dicono, ma sono meduse normalissime ed è un fenomeno sempre molto normale, perché la cassiopea e le noci, che sono meduse non orticanti, appena sono portate da navi e da barconi, e quando le temperature dell'acqua si scaldano un po' e per tanto tempo e per un periodo piuttosto lungo non ci sono mareggiate, si fanno vive. Però non sono meduse pericolose e orticanti, per cui il bagno si può fare tranquillamente e anzi diventa anche molto naturale la cosa, perché poi no, è il loro habitat, quindi problemi non ci sono.
Dal 1 settembre 1700 pazienti di Monte Grimano Terme e Monte Cerignone continueranno ad avere il servizio del medico di medicina generale dopo le dimissioni del precedente dottore. Da quando il titolare dell'incarico ha comunicato la cessazione dell'attività, spiega il direttore generale dell'ASET Pesaro Urbino, Nadia Storti, si sono immediatamente messi al lavoro la direzione del distretto di Urbino insieme alla dirigente amministrativa della medicina convenzionata. Per trovare un sostituto per i tanti pazienti che risiedono in quei comuni dove il medico di base è un importante punto di riferimento. I medici che torneranno, conclude Storti, saranno presenti sul territorio 4 giorni a Monte Grimano Terme e 4 giorni a Monte Cerignone. Un presidio di salute che avrà a disposizione anche un infermiere di comunità per prestazioni che in un territorio come quello dell'entroterra sono fondamentali per evitare di far spostare dalla loro residenza i pazienti. E ora la fiera di San Bartolomeo con Cristiana Guerra. Abbiamo ripercorso il tragitto dalla Sassonia al Lido di Fano alla scoperta delle novità e di cosa i fanesi e i turisti hanno acquistato. Venerdì 25 agosto, secondo giorno della fiera di San Bartolomeo, e allora andiamo a scoprire le novità e che cosa acquisteranno i suoi visitatori. La fiera dell'Est. Signora, che cosa ha acquistato stamattina? Stamattina ho acquistato 2 cuscini, così delle cose comperate in quei negozietti che costano 1 euro ciascuna. Cose per la casa? Sì, per la casa, ecco, basta. Ho trovato quindi buone occasioni stamattina? Sì, sì. Ma lei di dov'è? Di Fano? Sì, di Fano. Ma una curiosità, che cosa pensa del nuovo allungamento verso il Lido? Mi piace così, sì, meglio che nell'altro modo, nella disposizione che aveva di solito. Signora, lei da dove viene e da quanti anni viene qua a Fano? Noi veniamo dalla Sicilia e sono già ben 30 anni che veniamo a Fano. Sostende, che cosa vediamo? Allora, vediamo un giochino, le piste per i bambini che sono molto costruttive, anziché farli stare sempre al telefonino, almeno li facciamo giocare, perché ormai questi telefonini sono terribili. E allora abbiamo questa, la ruota panoramica, un ascensore, il garage, le piste normale, un'altra pista in particolare, perché poi sono da incastrare soltanto, quindi facile anche per i bambini da montare. Che cosa avete comprato alla fiera? Porchetta. Quindi cibo? Sì, sì, tutta roba di cibo. Vabbè, io ho un po' di shopping, dai, qualcosa, tocca pure prenderla, giusto? Abbigliamento? Certo, certo. Questo nuovo percorso del Lido, cosa pensate? Bello, bello, molto bello. Sì, sì. Da 40 anni a Fano, da dove venite? Da vicino a Cuneo, da Moretta. E 6 generazioni di artigiani che lavoriamo in legno. Ci descrive i vostri prodotti? Allora, noi abbiamo tutta roba di una qualità decisamente curata, tutta roba fatta a mano. Lavoriamo il legno d'olivo, il noce, il rovere e altre essenze di legno. Abbiamo tantissimi talieri che qua sono molto apprezzati. Poi dei quadri scolpiti, delle immagini sacre, dei pezzi di arredamento artigianali. In 3 alla fiera che cosa avete comprato stamattina? Per pulire i vetri. Lei invece? La novità per pulire vetri, finestre, carrozzeria, bagni, acciaio. Tutte cose utili. Per la casa. Che hai comprato stamattina? Il cubo di Rubik dei Pokémon e una scatolina Pokémon. Stavo curiosando tra le varie bancarelle della fiera da mattina presto, perché almeno così è un pochino più fresco. Però ci sono tante cose carine in giro. Questo nuovo percorso? Positivamente, perché no? Almeno se hai più modo di parcheggiare, penso bene. Che cosa avete comprato stamattina alla fiera? Una moto. Tu una moto? Sì. E tu invece? Io devo comprare gli orecchini. Ancora li devi vedere, li devi scegliere. Sì. Bene, invece tua mamma che cosa ha comprato? Io ho comprato libri per bambini, invece. Sono di Fano da 1 anno e mezzo, vengo da Roma, adesso sono a Fano. E si trova alla fiera e ha fatto degli acquisti, che cosa ha preso? Un paio di scarpe e un intimo per adesso. Quindi ha trovato delle offerte? Sì, sì, beh, siamo appena arrivati, però c'è della buona roba. Mio padre. Questo è l'ombrello che cambia colore, ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sì, in pratica quando piove tutte le note o le stelline che sono sull'ombrello bianche si colorano di ognuno di un colore diverso. E sembra novità, carina e simpatica per tutti quanti. Prima volta che viene qua a Fano? No, sono 26 anni, 26 anni che vengo a fare la fiera di Fano. Sembra bella, quest'anno un po' troppo caldo, soprattutto per il mio articolo. Ed è
queste due persone che hanno appena acquistato l'ombrello che cambia colore? Non piove, quindi noi ce lo prendiamo per il sole. Tanto è caldo, noi ci dobbiamo riparare. Esatto. Un augurio per la pioggia? Magari. E alla fiera di San Bartolomeo c'è spazio anche per i bambini che da ieri si sono dati appuntamento sotto il tendone per scambiare e vendere i loro oggetti. È uno spazio comune che ha per protagonisti bambini e ragazzi dai 3 fino ai 16 anni, in cui divertimento e soprattutto senso di responsabilità, opportunità di nuove conoscenze e relazioni tra bimbi e famiglie rendono la giornata speciale, quello della Fiera Franca. Nina, quanti anni hai? Ho 10 anni. E qui hai una grande bancarella, che cosa hai portato da scambiare? Allora, ho portato varie bambole, puzzle, giochi in scatola e pop-it e altre cose che adesso piacciono molto. Ma ascolta, tu li scambierai questi giochi e hai già visto che cosa ti piace nelle altre bancarelle? Ho visto, sì, un po' peluche e cose, cose creative che mi piacciono molto da fare. Vivian, tu cosa hai portato oggi? Delle cose fatte all'uncinetto da me e le ho fatte durante l'anno perché l'anno scorso ho scoperto di questa bancarella e ho voluto fare queste cose che di solito faccio in casa senza venderle. Ecco, qua vedo una fragolina. Quanto tempo hai impiegato per realizzarla? Mezz'oretta. Ho fatto delle api, delle galline, delle rane, anche una borsa e un portafogli. E i libri sono scritti da mia mamma e parla della storia del nostro cane. Andrea, lei è il papà di Vivian. Che cosa ha portato oggi Vivian? La voglia di far vedere quello che fa. Tutto l'anno si è messa a sferruzzare e preparava delle cose. Infatti da lei è proprio la voglia di mettersi in gioco e di far vedere le cose che fa. Che cosa esponete oggi nella vostra bancarella? Io ho fatto braccialetti stile macramè con del filo che avevo già e poi ho preso la passione, quindi abbiamo comprato anche altro. E delle bacchette fatte a mano di stile Harry Potter. Io insieme a lei vendo degli sticker fatti a mano e poi cose che avevo in casa che non uso più. Complimenti, ma è la prima volta che partecipate quest'anno? Io sì, lei. Io è da 2 o 3 anni, anche di più che faccio. Quindi sei un'esperta tu? Sì. Anche le Barbie qua vedo. Sì, tutte cose usate che non uso più e che mi vorrei liberarne anche ricevendo qualcosa in cambio. Abbiamo preso le cose che non usiamo più, come il trolley di scuola, anche Mystery Game, quello ci sono anche dei giochi da scrivere, da indovinare. I miei prezzi sono questi speciali di Paperino, 3 euro, perché sono speciali, appunto. Poi vengono 1,50 euro quelli normali e quelli di Diabolic 2 euro. I puzzle vengono 5 euro l'uno. Hai già visto che cosa ti piace in giro? Sì, le carte Pokémon, i contenitori Pokémon e c'è uno yo-yo che mi piace. Abbiamo esposto degli orecchini, occhiali da sole, quei pacchettini sono delle saponette, poi le collane, i braccialetti invece quelli lì li faccio io. Sì, anche tu li hai fatti? Ma quelli lì oro e verdi. Tullio, questa è la bancarella delle grandi occasioni, che cosa hai? Ma i giochi che non utilizzo più e poi con i soldi che guadagno compro altri giochi. Riccardo, tu hai venduto subito appena sei arrivato. Sì, sono arrivato, praticamente mi passa una signora con un bambino piccolino, gli dico siete interessati a qualcosa? Loro dicono sì, ci piacerebbero queste 3 auto, queste qui, e io ho detto verrebbero 5 euro a testa. Più o meno, e loro dicono ah, va bene, ve le prendo subito. Subito sono arrivato, dico ma se continua così la banca non torna a casa senza niente. La pesca della fortuna che facciamo ogni anno, di consueto. Prende tu, io giro con questo coso, abbiamo girato anche tutto il viale, solo per 50 centesimi perché dai. L'offerta. Facciamo l'offerta per oggi, pescate un biglietto e quello che trovate ve lo diamo alla nostra bancarella. Ecco.
Assessore, Fano è la città dei bambini ed anche quest'anno non poteva mancare la Fiera Franca. Un appuntamento immancabile che sicuramente già da ieri è partito, da ieri pomeriggio dalle 14.30 alle 20, senza alcuna prenotazione, purché i bambini siano poi supportati da un adulto nella loro creatività, nella bellezza un po' di uno scambio che diventa un baratto, ma poi con una cifra simbolica, diciamo che ogni bambino può essere accontentato e questo può produrre sicuramente un benessere, ma anche una bella risposta a quelle famiglie che non possono naturalmente accedere a troppi acquisti. Un vero momento di socialità, di scambio per tutta la famiglia, perché poi ci sono laboratori dove i bambini non solo mettono a disposizione dei giochini già propri, ma mettono anche a disposizione la loro creatività, appunto perché producono con le loro manine degli oggetti che poi passano in mani da altri, quindi questa cosa li gratifica molto perché viene anche apprezzato tutto il lavoro personale. Questa proposta naturalmente è una proposta gratuita a cui tutti possono accedere, le postazioni sono esattamente 30 e chi prima arriva meglio alloggia. Vi ricordiamo che la fiera proseguirà anche domani, 26 agosto, fino a mezzanotte. Alle ore 23 invece si svolgeranno i tradizionali fuochi artificiali in zona Sassonia che concluderanno così la stagione estiva fanese. Nel prossimo servizio vi facciamo conoscere meglio le funzioni e i compiti del COC di Fano, il centro operativo comunale nel quale vengono svolte e coordinate le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso di un evento calamitoso. Il servizio è di Simona Zonghetti con le immagini di Filippo Pucci. Vediamo. Ci troviamo al COC, il centro operativo comunale di Fano, che è situato in via Paolo Borsellino. Oggi, insieme al presidente del Cibi Club Mattei Saverio Olivi, vi facciamo conoscere meglio questo centro, che è un luogo molto importante per la comunità di Fano e non solo, anche per il territorio, presidente, così? Sì, direi di sì, è un punto focale per quello che riguarda la protezione civile, è una struttura che è del comune di Fano, che noi col volontariato in pratica manteniamo viva, aggiorniamo i computer, in pratica tutto quello che ha la necessità di aggiornamento lo teniamo in vita in pratica. Come è suddivisa questa stanza e quali sono le postazioni? Questa è la sala radio, è la sala dove si ricevono le telefonate, qui alle mie spalle vedete sia il cartografico e sia soprattutto la radio che è collegata direttamente con la sala operativa regionale, poi ci sono la postazione del volontariato che la radio la portiamo quando veniamo qui sul posto, la polizia locale, i vigili del fuoco e i computer per collegarsi direttamente dall'utente, i dipendenti comunali direttamente con la propria sede come se lavorasse in ufficio, e qui dietro troviamo in pratica le postazioni dove si ricevono le telefonate, il numero di telefono è 0721 887 911, facile da ricordare, e qui le telefonate si prendono in successive una dell'altra, l'utente non troverà più occupato e quindi dice non c'è nessuno, non risponde nessuno, ma verrà detto un po' come il CUP, sei all'ottava posizione, sei alla seconda posizione, finché un operatore risponde, prende la segnalazione e la passa alla sala direzionale. Dalla sala radio ci spostiamo alla sala riunioni, che è la stanza in cui vengono prese tutte le decisioni, quelle più importanti. Eccolo, sì, qua. Esatto, in questa sala troviamo tutte in pratica le forze dell'ordine e l'autorità, dove la segnalazione ricevuta nella sala radio viene portata su questo tavolo. Su questo tavolo c'è un po' il mondo, in pratica tutti quelli che hanno un potere decisionale, e viene la chiamata viene gestita e poi data a un operatore del comune o a chi ne è capace, che nella sala a seguire hanno delle postazioni e verranno risolte in pratica che in quella stanza, e torneranno qui con il risultato di chiusa oppure un intervento il giorno dopo. Da qui partono le richieste e tornano i risultati. E c'è anche una terza sala all'interno del COC, di che cosa si tratta?
Si tratta della sala delle funzioni, ovvero laddove le chiamate dalla sala decisionale hanno la necessità di essere elaborate, cioè il contatto all'Enel oppure il contatto con una ditta per lo sgombro della strada o altro, vengono qui gestite. Come potete vedere ci sono 6 postazioni, è una sala riunione e qui i dipendenti comunali o chi per loro gestiscono la chiamata, quindi avranno dei contatti con Enel e con altro, e poi la chiamata, come dicevo prima, numerata, cioè la numero 31 che riguarda la mancanza di energia elettrica, qui il dipendente contatterà l'Enel, prenderà le informazioni dovute sull'intervento e poi se è chiuso lo riporta nella sala decisionale dicendo ecco il numero 31 è chiuso, quindi viene archiviato, oppure a necessità di altri interventi venga prodotto alla fine un documento con la chiusura del COC, quante persone sono state raggiunte, quante sono state chiuse oppure quante ce ne sono ancora aperte per il giorno dopo. Il COC, questo ambiente, viene anche considerato una parte strategica perché qualora i cittadini dovessero avere dei danni senza recarsi negli uffici, in pratica l'ufficio tecnico dove la gente lavora e ha tanto da fare, con le persone che invece hanno necessità delle risposte, qui viene lasciato un impiegato o due anche nei giorni successivi dell'evento, dove possono portare qui la documentazione di richiesta dei danni e trovano in pratica l'impiegato che gli sa dare la modulistica come va in pratica, dove va compilato in pratica tutta questa documentazione. Quindi questo, dal momento in cui si apre alla chiusura della richiesta dell'eventuale danno, rimane una struttura di protezione civile collegata direttamente col comune. Si è svolta ieri la cerimonia di restituzione della Madonna dei Cappuccini alla città di Pesaro. L'opera era stata gravemente lesionata dal sisma dello scorso 9 novembre. Torna a splendere la Madonna dei Cappuccini della città di Pesaro, a distanza di 9 mesi dal sisma che aveva provocato gravi lesioni alla cosiddetta Madonnina. Il Lions Club Pesaro della Rovere, unitamente a Renco e all'amministrazione comunale pesarese, annunciano la fine dei lavori di restauro. Una bella emozione, motivo davvero di grande soddisfazione, tanto che oggi era presente tutta la giunta, eravamo presenti tanti consiglieri comunali. La statua, la Madonna dei Cappuccini, è il simbolo, come abbiamo detto, simbolo della città, quindi un simbolo non solo cristiano, un simbolo non solo per il quartiere di Pantano, ma per tutta la città. Il 9 novembre, la mattina del 9 novembre, è diventata a suo malgrado anche simbolo del terremoto, quindi insieme ai Lions che si sono subito prodigati insieme all'amministrazione per cercare di trovare un modo per restaurarla e quindi recuperare quella parte del capo che era caduta, come amministrazione comunale ci siamo sentiti subito in dovere di cercare di mettere a disposizione tutto quello che potevamo per recuperare questo simbolo. Poi insieme appunto ai Lions, alla Renco, alla società Etro Restauri si è riusciti a fare davvero un bel lavoro in un tempo anche ragionevole, in un'area, come dicevo, anche oggetto di una riqualificazione importante, perché qua alle mie spalle c'è il cavalcaferrovie dove sono in corso i lavori di sicurezza, di messa in sicurezza di quelle che sono le barriere, e sono in corso i lavori del sottopasso pedonale, ciclo pedonale, e al tempo stesso anche un deposito delle biciclette proprio qui alle mie spalle nella zona del parcheggio. Questo è un evento che noi ci rende molto orgogliosi e fieri, perché è un atto di sensibilità e concretezza del mio club nei confronti della città. Ovviamente recuperare, ridare alla città nella pienezza dello splendore la Madonnina rovinatasi a seguito dell'evento sismico dell'anno scorso è stato molto importante e è un evento che ci ha impegnato tutto l'anno. Per questo io ringrazio Chiara, che è il past president, che ha voluto e ideato questo, come tutti i soci del mio club, per l'apporto che hanno dato alla realizzazione di questo evento. L'importante è che noi abbiamo anche fatto
sinergia con il comune e con la Renco, e questo ci ha consentito appunto di recuperare appieno la Madonnina. I lavori di restauro appena terminati sono stati eseguiti da Michele Pagani. È stato fatto un intervento di consolidamento della Madonnina proprio a seguito dei danni del terremoto, e una parte della calotta cranica è caduta a terra, quindi è stata recuperata, consolidata e ricollocata nella sua posizione originaria attraverso dei perni in acciaio inossidabile, delle resine speciali che possono consentire, diciamo, sia la sua stabilità e anche la sicurezza per l'incolumità delle persone. Un impegno importante fatto anche però con il cuore. Sì, indubbiamente il nostro lavoro è sempre fatto con il cuore, perché è un lavoro molto complesso, difficile e quindi anche di grande sacrificio, per cui il cuore ci va sempre messo. Questo è un restauro importante per la comunità. Certo. È vero che è legato al terremoto del 9 novembre dello scorso anno, però è pur vero che ci siamo accorti che aveva bisogno di essere restaurato. Ma al di là del restauro materiale, necessario, questo restauro ti dice qualcosa di altro, che è il restauro delle relazioni, perché sotto l'immagine della Madonna, sotto lo sguardo della Madonna, c'è una relazione di figli, per cui una relazione da fratelli poi, no? Che, di cui ne abbiamo un estremo bisogno. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento dedicato alla scoperta del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Fano. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.